Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con un inseguimento da parte di infetti veramente grossi, grandi, grossi. Ho visto un elicottero, dov'è finito, scusami? Era apparsa l'icona dell'elicottero, comunque. Ah, guarda, scusami. Allora, se mi giro appare, se lo guardo però non appare più. Eccolo, l'abbiamo visto finalmente. E un'altra tizia, molto probabilmente infetta, forse come noi, forse più di noi, sembrerebbe involta nella faccenda. Allora, prima di andare avanti, scusami, fammi vedere un secondo la mappa. Abbiamo sventramento, probabilmente una missione in cui devi uccidere più persone possibili. Poi quella di corsa, un'altra di corsa e un'altra di corsa. Non ce n'era anche una di, ecco appunto, una di planata. Va bene, le missioni secondarie poi le facciamo. Eccoci qua. Vediamo cosa abbiamo da fare. Avvia la missione. Vai. Sta cosa che continua a girarsi ogni volta. Ah, ecco. Get to her before the military makes her disappear. Look, if I can find this lead, you can bet they will too. Alex, be careful. Grazie. Mi ricordo minimamente della sorella nel secondo capitolo, però nel primo non mi ricordo nulla, cioè a parte l'aiutarci. Non mi ricordo nulla di quello che fa lei. Ok, qua la città inizia a essere un filo, esatto, meno in buone condizioni. Già, è anche cambiato il filtro della luce addirittura. Allora, calmi tutti, abbiamo lì un elicottero e lì un altro indicatore. Allora, fermi tutti. Merda. Allora, fermo un attimo. No, questo non lo posso prendere, volevo lanciarlo contro l'elicottero. Distracted. They haven't secured Parker yet. Ok, preso. Cambiamoci con il militare. Allora, cosa dobbiamo fare? Eccoci qua. Per fortuna abbiamo ancora il travestimento da come si dice, da militare. Schifo, vai via. You need to get us a vehicle, a military one if possible. It's the only way we'll be able to get out. Beh, in realtà potremmo anche correre, ma va bene. Cos'è? Cos'è successo allo sfondo? Basterebbe anche solo scappare via. Ricorda la PC per trasportare Karen. Allora aspetta, consumiamolo già che ci siamo. Bersaglio degli intrighi, capitano Chasley Conley. Parker, Karen I, DOB 1176, Doctorate Genetics, Rutgers University, 72-2003. Hired Gentech, Special Projects 21-2002. Director, Genotyping, Level D Access, reported to Director McMullen, Raymond F. Romantically involved with Mercer, Alex J. Wanted for questioning. Subject is to be detained and transferred to Base 6 Charlie Alpha 1. Mi dispiace, l'ho presa prima io allora. Ma scusami! Ma mi fai spawnare con gli stronzoni vicino? Dai, mettiamo in pugni martello. Aspetta, no! Volevo consumarlo. Ecco fatto. Ora con i pugni martello non fai più tanto il minchione, eh? Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Ce n'era uno giallo, allora. Iniziamo. Ecco.
andando a prendere il mezzo militare. Consuma un soldato per individuare la base militare. Vai alla base militare, ok. Ok, la base, ci siamo arrivati almeno. Dobbiamo riuscire a prendere il mezzo ora. Eccoci qua. Allora, un carro armato è lì. Io lo prenderei anche tranquillamente. Di nuovo tizio di altro grado. Infiltrazione della base. Accede allo scanner identificativo. Consumare il comandante. Assume le sue sembianze. Infiltrati nella base. Usa il consumo furtivo per consumare i bersagli nelle vicinanze. Va bene. Allora, con calma. Allora, tranquilli, tranquilli. Sono un soldato esattamente come voi. Nessuno mi guarda. No, ok. Allora, c'è la gente qua vicina. Aspettiamo un secondo in cui lui sia un po' più lontano da tutti. Ok, in teoria ora non dovrebbe vedermi nessuno. Merda, ho sbagliato. Ho sbagliato. Perché non mi ha fatto quello furtivo? Mannaia. Devo cambiarmi di nuovo ora. Ah, perché devo schiacciare R1. Oh, ho sbagliato io. Colpa mia. Colpa mia, qua ho sbagliato io. Mi ero dimenticato che dovevo tenere premuto un tasto. Mi fa piacere che nessuno gli interessa il fatto che sono morte tutte queste persone. E io sono ritornato qui nonostante mi hanno visto consumare questo tizio qua. Però fa niente. Esatto, qualcuno avrà quelle conoscenze. Devi consumare il conducente della PC. Le basi militari ovviamente offrono un sacco di cibo. Allora, calmi tutti. Dobbiamo riuscire. Vediamo. Se consumo questo, secondo voi qualcuno mi vede? Secondo me sì. Beh, in realtà potrei ucciderli tutti. Potrei ucciderli tutti che nessuno farebbe domande. Bravo. Ecco fatto. Qua non mi ha visto proprio nessuno. Welcome to the Marine Armor Training Center. There are 19 major systems in this Marine Armored Personnel Carrier and over 25,000 moving parts. In the next 8 months, you will learn all of them. E io l'ho imparato tutti here, in una sola mangiata. You'll be able to park that vehicle on top of an enemy position and blow the shit out of them. It's my job to get your shit in order. It's your job to shut the fuck up and learn. Ah beh, giustamente. Grazie. Shut the fuck up. Hai sbloccato l'abilità di rubare veicoli e guidare veicoli corazzati. Ottimo. Obiettivo completato. Beh, allora, se non vi dispiace, io me ne vado. Ne entro in un modo e ne esco in un altro. No, ma intanto la nostra ex è ancora là che sta aspettando con tutti gli infetti. Noi, con calma. Come entro? Perfetto, entra nel veicolo. Allora, come ci muoviamo questi cosi? Ecco fatto. Posso suonare il clacson? Direi di no. No, ma levatevi dalla strada magari, sai com'è? Non vorrei attirare l'attenzione. Bip bip, motherfucker. Levatevi tutti dalle balle, per favore. C'ho un mezzo corazzato e non ho paura di usarlo. Eccoci di nuovo nella zona infetta. Via, via. Siete tutti in mezzo alle balle, via. Eccoci arrivati, allora. In realtà, arrivati dove? Cioè, dove devo entrare io? Forse qua dentro, aspetta. Sì, decisamente. Via, via, siete tutti in mezzo alle balle. Ok, targeting system. Main gun. Got it. Pshiu. Puff.
Ecco fatto. Madonna. Come lo uccido? Fermo. Sei in mezzo. Ecco fatto. Obiettivo completato. Dammi i punti esperienza, scusami. Ora? Ok, dall'altra parte, aspetta. Mi sa che prima di andare a prendere la nostra fidanzata... Oh, aspetta. Vabbè, ci vengo dopo. Prima di andare a prendere la nostra fidanzata dobbiamo farci tutte queste sequenze di... Aiuta i tuoi colleghi. Ok, dobbiamo distruggere l'alveare. Va bene, non sembra nulla di complesso, no? L'importante è che la porta salti, se no come faccio a passare? Così. Crepaci per... Ah, calmo. Vai via da me, gigante. Dai che ci siamo, su, su, su. È andato? Ok. Vai via. Ecco fatto, aspetta. Distrutto. E l'alveare è andato. A posto. Madonna mia. Ci vuole un sacco di tempo per distruggerli sti stronzi. Allora. Ah, bene, i militari ora mi sparano, ottimo. Andate via. Ok, via, 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 via. Scappa. This is where we should go. I'll mark it for you. Grazie. Portaci lì in salvo. Se tu mi dici dove devo andare, magari ce la facciamo. Ok, abbiamo seminato quelli che ci inseguivano. Ah, ottimo. Scappa. Anzi, scappa un cavolo, dove sei? Vieni qua. Preso. Più semplice di così, ascolta. Piuttosto che dovermi mettere a fuggire, un colpo e lo tiri giù. Alla fine era un elicottero, contro un carro armato, vorrei dire. Dai, 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 che ci siamo. Su, su, Karen. Su, Karen, che ce l'abbiamo. Dove dobbiamo portarla? Al parco? No, oltre il parco, ok, meno male. Ho detto, che devo fare? Devo passare in mezzo al parco con col carro armato. Allora, calmi tutti. Via dalle balle, per favore. Che siete tutti in mezzo. Vi dovreste spostare, per favore. Come passo io? Bravo, 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 visto che hai capito. Per favore, anche tu, Dai, levati, che sennò mi sparate, per favore. Ecco. Guarda. Bene. Stavo dicendo, guarda che bravo sto carro armato, che riusciva a evitare tutte quante le scatole, tutti quanti i nemici, e invece, puff, è esploso tutto. Ok, dai che ci siamo. Dove ti devo lasciare? No, non davanti a questa porta, ma... Per favore, vi levate tutti dalle balle. È normale che poi vi schiaccio. Se state in mezzo, anche voi, Che cacchio. Che cacchio ti devo lasciare, Karen? Ah, ok. Dimmelo che devo parcheggiare qua. Missione completata. Vediamo, 25.000, 520 sbloccati, spese militari, ok. Belli i nostri flashback, eh? Did I tell you Karen and I were together once? Pictures of us at my apartment. At least I assumed that was us. Ah beh. Karen worked at Gentech. Maybe she could explain what was going on with me and how to control it. I know now. Freeing Elizabeth Green was a mistake. She was a monster. Infecting everything. E ora devi mangiarla. Get to Green. Find out who did this to me.
I thought she was the key to all of this. E invece, bravo minchione. And was she? In a way. I knew we were connected. Victims of a common enemy, subjects of a common experiment, and I didn't know. I don't know. But I had Karen. And we were gonna put a stop to this thing together. E l'avete fatto? Ovviamente no. Quarto giorno dell'infezione, totale popolazione 4%. E ciù. La cosa che fa ridere è che ogni tanto lui starnutisce o ha dei colpi di tosse. Lui che è morto ed è un virus che cammina. Allora, qui abbiamo, fammi vedere, evento consumo militare, ok. Quasi quasi alcune zone tipo queste me le faccio in privato. Così uno prendiamo un po' di punti e due porto avanti il gioco. Vediamo se abbiamo delle migliorie. Allora, caricare il lancio potrebbe essere utile, così magari tiriamo subito giù elicotteri e simili. Lancio in corsa potrebbe essere utile, ma per adesso lo teniamo un attimo da parte. Massa critica potrebbe essere interessante, ma puntiamo prima alla salute, che quella ci può servire. Se ci avanzano 15.000, questa la prendiamo. La visione termica per ora non ci serve. Ok, prendiamo, dove sei? La massa critica. Per adesso direi che con i potenziamenti ci siamo. Scarica di adrenalina. Scarica di adrenalina, tua ultima possibilità di salvezza, e si innesca quando la tua salute è quasi esaurita. Ottieni qualche attimo di invulnerabilità, possibilità di portare un attacco distruttore. Usala con saggezza. 20.000. Facciamolo, anche questo sembra utile. Ottimo, abbiamo più salute, la massa critica e l'adrenalina, che sicuramente ora come ora ci può servire. Posso... ecco. Beh, non mi sembra che l'abbiamo caricato tantissimo, eh. Pensa adesso quello che gli arriva in testa. Tung! Oh, che è successo, Marond? Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!